Sono Massimo Terenzi e insegno all'Università di Urbino come assistente alla cattedra di Internet Studies e di Web Marketing e nel contempo collaboro con l'azienda di mio padre, Wide Automation, che si occupa della produzione di sensori per la sicurezza industriale e qui mi occupo di tutto quello che riguarda la comunicazione online e offline. Ho approcciato l'elettrico con Audi Q555 e ibrida plug-in, di cui ho apprezzato la vivacità e le prestazioni. Q4 al contrario è stata la mia prima Audi completamente elettrica e di questo ho apprezzato il comfort alla guida, anche in questo caso le prestazioni che secondo me sono molto interessanti, ma soprattutto un'autonomia che ho trovato di tutto rispetto, che in ciclo combinato riesce a superare abbondantemente i 400 km. Credo che Q4 mostri i suoi pregi prevalentemente su strade urbane ed extraurbane, per percorsi simili a quello che faccio io tutti i giorni quando vado verso Urbino, durante il quale mi avvantaggio dei dislivelli del percorso per ricaricare l'auto attraverso l'energia generata dalla strada. Penso che anche per un uso autostradale, in particolare sulle lunghe percorrenze, Q4 possa avvantaggiarsi della ricarica rapida ad alta potenza che nell'arco di pochi minuti le permette di ricaricare gran parte della propria autonomia e dunque a mio avviso Q4 si pone in una posizione in cui può sfidare delle auto tradizionali e quindi movimentate da un motore termico. Per la mia esperienza Q4 e-tron Sportback è una vettura che riesce a coniugare eleganza e sportività ad un concetto di sostenibilità, quello che l'elettrico le consente, e che ben si presta a permettermi di spostarmi in un territorio come il nostro e quindi a percorrere il tragitto da Cattolica ad Urbino che percorro ogni giorno. E in particolare penso che Q4 sia molto vicina al mio gusto personale come macchina giovane, sportiva e accattivante.